fondamentalmente nella partita che abbiamo giocato ad Erice abbiamo giocato malissimo, non abbiamo dimostrato e fatto vedere quella che è la nostra pallamano giocata e quindi partivamo svantaggiate. Oggi era o dentro o fuori e per fortuna noi siamo dentro. Ci eravamo ripromesse di iniziare con un subito concentrate e di fare pochissimi errori. In realtà la partita non è andata subito dall'inizio in favore per noi, ma siamo stati capaci di raggiungere l'avversario, di rimontarlo e di mantenere anche un certo distacco. Poi nel finale di gara c'è stato di nuovo un calo di concentrazione, non so, la tensione comunque era molto alta, ma alla su tutti e due i campi. Penso che stasera ci sia stato in campo un bellissimo spettacolo, si sia vista una bellissima palla a mano, ma martedì ci sarà la finale. Ecco, in cosa può migliorare ancora la Iomi per affrontare al meglio gara 3, considerando anche l'assoluto indiscutibile valore dell'avversario dell'AC Lifestyle Erice? Sicuramente l'avversario è un avversario di tutto rispetto, ha un organico molto completo e che stasera ci ha messo soprattutto il portiere in difficoltà in più di un'occasione. Noi dalla nostra abbiamo il fattore campo che ci ha aiutato tantissimo, giocare qui col pubblico del Palapalumbo è sempre un'emozione grandissima, ci ha aiutato e sono sicura che anche martedì sarà così. Noi dobbiamo limitare gli errori, dobbiamo essere ancora un pochino concentrate e soprattutto un pochino più cattive in difesa. Sì, per fortuna ci è toccata la finale contro Salerno, Salerno è una squadra di finali, penso che è uno spettacolo molto bello da vedere le finali contro di loro. Ecco, una bella finale, in campo avete dato tutto, però grandissima correttezza, grandissimo fair play. Sì, assolutamente, siamo due squadre di alto livello, non abbiamo bisogno di fare cose sporche, non c'è bisogno, giochiamo pallamano. E ora, martedì, si riparte 0-0, alla fine un gol in più. Assolutamente, sono finali, si deve giocare, si deve vincere per vincere. Senti, gara 1 però ha visto un Erice nettamente superiore a Salerno, cosa è cambiato in questi giorni? Soltanto assolutamente, questo palazzetto è molto diverso, ci vuole un'adattazione, Salerno ci è stato molto più preciso, ci sono stati i gol di Ila che magari la partita prima non sono stati così precisi, oggi ha fatto un partitone penso io, loro sono penso trovate molto più confortevole qua.